Speciale Nessuno è perfetto con Armando De Vincentis. Accade spesso che dopo un comportamento bizzarro o patologico di un bambino, questi venga portato dai genitori in terapia e venga lasciato lì come un pacco postale. Infatti, in gergo tecnico, questi vengono definiti i genitori famiglie postino, poiché lasciano il loro pacco nell'attesa di ottenere un risultato, dando al terapeuta il compito di risolvere il problema. Nella realtà le cose però non possono funzionare così, perché il comportamento disfunzionale o psicopatologico di un bambino il più delle volte rispecchia sempre una dinamica conflittuale dei genitori, della coppia. E quando ci si trova di fronte ad una situazione del genere, appare chiaro che non si possono ottenere grandi risultati se il bambino si estrapola dal suo contesto familiare. In molte occasioni, infatti, i bambini vengono lasciati a casa e si prendono in terapia i genitori, poiché dopo aver risolto la loro dinamica conflittuale, questa ovviamente si ripercuoterà in modo positivo sul comportamento del bambino. Molti sono i genitori che, in certe occasioni, soprattutto in dinamiche legate al divorzio, utilizzano i figli come arma contro l'altro attraverso un bombardamento di parole, di insulti. E in questa occasione quello che si ottiene è non la complicità del bambino, ma la reazione psicopatologica e disfunzionale del bambino. Quindi è importante che davanti a un comportamento patologico di un piccolo si prenda in carico l'intera famiglia o soprattutto la coppia genitoriale. A tal proposito ascoltiamo il contributo di una psicologa esperta di relazioni familiari, che è la dottoressa Alessia Anna Catalano. I comportamenti problematici dei figli solitamente sono il motivo per cui una famiglia richiede una psicoterapia, ma considerare il sintomo psicopatologico dello stesso come completamente avulso dal contesto familiare sarebbe un errore. Molto spesso, infatti, il sintomo altro non è, per esempio, che l'espressione psicopatologica anche di un conflitto coniugale all'interno della coppia genitoriale, ragion per cui molto spesso il figlio, attraverso questo atto sacrificale rappresentato dal sintomo stesso, tende a mantenere in maniera spasmodica e quindi disfunzionale la stabilità e la quiete all'interno della propria famiglia. L'obiettivo di una psicoterapia sistemico-familiare dovrebbe essere quindi quella di ristabilire e ristrutturare i confini relazionali all'interno del nucleo familiare affinché il conflitto tra i genitori possa emergere e non restare più celato sotto il sintomo del figlio e quindi trovare una sua espressione e quindi anche una risoluzione. Il figlio così riuscirà a riprendere la propria autonomia e libertà di azione, perché non sentirà più su di sé la responsabilità di essere in qualche modo il capro espiatorio di problematiche familiari. Speciale Nessuno è perfetto.